Salve a tutti e benvenuti sul mio canale per una top 10 veramente speciale. Per celebrare il mese dedicato al Pride, ho deciso di pubblicare la classifica di quelle che sono a parere mio le 10 coppie che rappresentano meglio il movimento LGBTQ+, non solo nelle serie animate ma anche negli anime. E prima di iniziare pubblico video ogni settimana, quindi iscrivetevi al canale per restare costantemente aggiornati. Detto questo, iniziamo subito al numero 10 con Howard e Harold McBride in A casa dei Loud. Di certo è la serie capostipite di Nickelodeon che argomenta molto bene gli elementi LGBTQ+. E tra le tante coppie che si formano è giusto mettere in primo piano i genitori di Clyde. Oltre a rappresentare la prima coppia gay interrazziale della storia d'animazione, Howard e Harold sono due genitori molto premurosi e iperprotettivi che si immolerebbero per il bene del loro figlio. Quindi qual è la lezione da imparare? Non importa che genitori si hanno, dello stesso sesso o meno, basti che essi nutrano grande amore nei confronti dei loro figli. A numero 9, Korra e Asami, nella leggenda di Korra. Devo essere sincero, all'inizio ero molto scettico su questo sequel, visto che era impossibile guagliare il capolavoro che fu l'originale, ma mi sbagliai di grosso. Questa relazione diciamo che è trattata in maniera molto delicata, visto che le due, da rivali in amore, diventano buone amiche non appena imparano a conoscersi meglio. Per tutta la serie Asami rappresenta la spalla su cui Korra si appoggia durante i suoi momenti più difficili, come quando i paritari iniziano una campagna stampa diffamatoria nei suoi confronti o quando fu costretta a rimanere sulla sedia a rotelle. Però solo alla fine della serie, nel finale enigmatico poi spiegato dagli autori, vediamo come le due instaurano la loro relazione amorosa, capendo di non poter fare a meno l'una dell'altra. E per saperne di più, andatevi a scovare i fumetti, dove la loro relazione viene meglio approfondita. Alla numero 8, Todd e Maude, in BoJack Horseman. A mani basse Todd è il mio personaggio preferito della serie e sinceramente vederla in una situazione come la sua non può che farmi venir pena, visto che la sua natura sessuale lo fa sentire alienato col resto del mondo. Per fortuna conoscerà una ragazza col suo stesso problema, ma anche con le sue stesse idee un po' sbislacche, e inizieranno una relazione molto speciale. Vi dirò, trattare un argomento come questo non è cosa da poco e nella serie è stato affrontato in maniera molto profonda evitando certi stereotipi. A numero 7, lo sceriffo Blaps e il suo vice Darlene, in Gravity Falls, una delle relazioni più sottili che potrete trovare in lista. Durante la serie, i due mostreranno un grande affiatamento nella lotta al crimine e allo stesso tempo condivideranno delle passioni comuni. E ad occhio esperto poteva far intuire che c'è altro tra loro che andava al di là della semplice amicizia. E ovviamente le intuizioni vengono confutate negli ultimi atti del cartone, quando i due dichiareranno il loro amore reciproco. In un'intervista Ishe disse che voleva mettere più personaggi LGBTQ+, ma aveva paura che Disney non avrebbe approvato. Però il suo gesto ha aperto la strada alle future serie animate che avrebbero trattato quelle tematiche. Una vacanza? Qual è la cosa che avresti sempre voluto fare? Uno, due, andare sugli scivoli acquatici dei grandi laghi del Michigan! Ala numero 6, Tuya Yukito, in Cardcaptor Sakura. Questo anime ha molti personaggi LGBTQ+, che ovviamente vennero riscritti dal grandissimo adattamento in italiano. Ottimo lavoro, ragazzi! Comunque, tra questi ci sono, oltre a Tomoyo e Lee, anche Tuya, il fratello maggiore di Sakura, e Yukito, cotta segreta della protagonista. Sebbene sia lei che Lee fanno letteralmente la gara per lui, il cuore di Yukito appartiene solo a Tuya, e in molti momenti vediamo come Yukito si immoli per proteggere Tuya dalle pericolose minacce e di come quest'ultimo rinuncia ai suoi poteri per salvarlo. Alla fine, pure loro confesseranno il loro amore reciproco, nonostante la vera natura di Yukito, mostrandoci così la prima relazione di tipo gay della storia d'animazione, sia occidentale che orientale. Ala numero 5, Luce e Emity, in The Owl House. Come nella leggenda di Korra, abbiamo due ragazze che da rivali diventano ottime amiche dopo essersi conosciute meglio. Tuttavia, già verso la fine della prima stagione, dopo le vicende del ballo spaventoso di Grom, Emity mostrerà un certo interesse amoroso nei confronti di Luce, diventando molto ansiosa ogni volta che prova a interagire con lei. Ma allo stesso tempo, dall'inizio della seconda stagione, Luce manifesterà attrazione per Emity, soprattutto dopo essere rimasta ammaliata dal suo nuovo look e dal fatto che riceva da lei un bacio sulla guancia. Alla fine, sconfitto l'imbarazzo che si era creato tra loro, riescono a confessare il loro amore reciproco, instaurando una delle relazioni più dolci di sempre, culminata con la scena che ha fatto crollare il mondo come lo conosciamo per ben 5 secondi. A numero 4, la principessa Gommarosa e Marceline in Adventure Time. Se dovessi giudicarle semplicemente in base alle apparenze, penserei che queste siano diametralmente opposte tra loro, eppure in realtà formano una coppia perfetta. Durante la serie, Bonnie e Marcy cominceranno a riallacciare i loro rapporti, dopo che nei primi episodi c'era fatto intendere che c'era stato qualcosa tra loro in passato, e i loro sentimenti romantici diventeranno sempre più evidenti col passare del tempo.
Nel finale della serie, Gomma Rosa sembra morire per mano del nemico, ma Selin va su tutte le furie e combatte la creatura, allontanandola dalla principessa. Dopo aver realizzato che la sua Bonnie sta bene, esprime cosa prova per lei, e le due eroine si scambiano un bacio meraviglioso, e anche molto soddisfacente per la gioia dei fan che guardavano Adventure Time solo per questo. Vero! A numero 3, Utena e Enti, nella rivoluzione di Utena. Altro anime massacrato in Italia che forse ha avuto poca fama di quanto effettivamente merita. Nell'anime, Utena si lega a Enti dopo aver vinto quest'ultimo in un duello, e da lì i due instaureranno una forte amicizia. Man mano nella serie, Utena dovrà superare mille difficoltà e vedersela con matti imballati che vogliono uccidere o far rapporti inappropriati con Enti, dimostrando quanto ci tenga a lei, nonostante quest'ultima verso la fine dell'anime la pugnale alle spalle letteralmente. Tuttavia il loro rapporto è spiegato molto meglio nel film L'Apocalisse Adolescenziale, che vi consiglio caldamente di recuperare. Alla numero 2, Rubino e Zaffiro, in Steven Universe. Ringraziamo la rivoluzione di Utena per aver ispirato Rebecca Sugar alla realizzazione dell'emblema delle serie animate che rappresenta al meglio il movimento LGBTQ+. Queste due gemme sono letteralmente le due metà di un tutto. Gli spettatori in realtà incontrano per la prima volta Rubino e Zaffiro nella loro forma di fusione Garnet, e che scoprono che essa è la fusione delle due solo alla fine della prima stagione. Rubino e Zaffiro sono così innamorati e dediti l'uno all'altro che decidono di rimanere fusi nella stragrande maggioranza della serie, e l'amore dei due traspare pienamente durante la scena del matrimonio, mentre condividono i loro voti l'uno dell'altro e si baciano, suggellando il loro amore prima di fondersi nuovamente in Garnet. Rubino e Zaffiro sono grandi personaggi di per sé, ma il loro amore li rende ancora più forti quando stanno insieme, letteralmente. E prima di passare al numero 1, ecco alcune menzioni onorevoli. E alla numero 1, LS Milena, in Sailor Moon. Forse l'anime che ha aperto le porte a tutto quello che sarebbe venuto in futuro. LS Milena, o Haruka e Michiru, o Sailuranus e Sailor Neptune, come le volete chiamare voi, sono a parer mio una delle coppie più dolci e romantiche di sempre. Il carattere ostinato e maschiaccio di LS è ben bilanciato da quello sensibile e gentile di Milena. Combattono insieme per la giustizia e rimangono fedeli l'una all'altra, fino alla fine anche quando schiattano. La censura le ha fatte passare per cugine molto affiatate, ma ormai tutti noi sappiamo la verità. E per fortuna, grazie alla serie Crystal, questo spiacevole inconveniente è stato abbattuto per sempre. Per sempre! Allora, piaciuta questa lista? Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale per rimanere costantemente aggiornati. Alla prossima!